perché Garibaldi continua ad essere un mito che si alimenta sin da subito e che rimane comunque impresso nella mente di ognuno. Garibaldi, secondo me, è stato scelto come il personaggio più memorabile, indimenticabile, perché lo era davvero. Ci dimentichiamo che al suo tempo Garibaldi era ancora più famoso, ancora più popolare, idolatrato di quanto non sia stato poi nell'Italia Unita. A un certo punto, nel 64, dopo quindi le prese dei Mille, anche dopo Aspromonte, viene invitato ad andare in Inghilterra. Appena si viene a sapere che Garibaldi ha accettato di andare in Inghilterra, quando arriva a Londra ci sono in piazza 500.000 persone. Le domestiche di casa vendono alla porta di servizio bottiglie dell'acqua in cui Garibaldi si è lavato la faccia al mattino. Perché Garibaldi è un Jack. Gli inglesi sono impazziti per Garibaldi. Perché Garibaldi è un Jack. Dalle duchesse alle domestiche, dai ministri agli operai. Questo è l'uomo. È credo il più grande generale italiano degli ultimi secoli. È un grandissimo comandante di partigiani, di truppe irregolari. Ha una intuizione naturale di come si fa la guerra, di come si tengono in pugno i soldati. Vince quasi sempre Garibaldi, perché Garibaldi è un giallo. Sul campo di battaglia non ce n'è nessun altro come lui. Perché Garibaldi è un giallo. È un uomo di guerra istintivo straordinario. È un uomo di entusiasmi, per esempio. È un uomo che si batte, che ha bisogno di battersi per una causa. Nel socialismo, nell'eguaglianza, nella fratellanza tra tutti gli uomini, nell'uguaglianza tra uomo e donna, ma anche nella lotta contro i tiranni, nella lotta per la libertà, nel fatto che l'uomo deve battersi per la libertà e essere disposto a morire per la libertà. Tirava fuori la spada ogni volta che c'era da battersi per una buona causa. E lo stesso entusiasmo per cui è andato a letto, o ha cercato di andare a letto con quasi tutte le donne che ha incontrato in vita sua. Garibaldi è un giallo. Vince quasi sempre, perché Garibaldi è un giallo. Garibaldi, secondo me, è stato scelto come il personaggio più memorabile, indimenticabile, perché Garibaldi è un Chad. Arretli, Nino Metropoli.